sempre per le esclusive di Teleradio Cinghiale Stereo, ci troviamo in località Monte Cum. Questo è uno degli impianti della RAI che dovrebbe supportare il digitale terrestre da qualche giorno. Questo ripetitore una volta si trovava a Montassano Centro, dietro il cimitero, e poi fu spostato qui negli anni 70, nei primi anni. Inizialmente qui c'era solo questo ripetitore, parliamo di più di 20 anni fa, e poi dopo arrivò questo qui che è quello di Mediaset, che praticamente venne costruito a pochi metri dal ripetitore della RAI, dove sono allacciati tutti gli impianti di Mediaset. In questa giornata sentiamo degli operai al lavoro. Invece qui è stato fatto poi successivamente un ripetitore telefonico, ovviamente compagnie sconosciute, nessuno qui è tenuto a mettere neanche di che impianto si tratta, basta recintare, prendere un pezzo di terreno e buonanotte ai suonatori. Come sempre le multinazionali hanno tutto in mano e il piccolo imprenditore che vuole fare radio o televisione se la prende sempre di dietro, come dice un notissimo personaggio televisivo. Ultimamente è stata fatta un'altra ulteriore antenna, vediamo se riusciamo a vederla là dietro, proprio eccola qui, si vede la parte più alta di un altro gestore telefonico che chiaramente non conosciamo, e siamo passati da un'antenna, che era questa la prima, a ben 4 impianti nel raggio di 20 metri. Nel tempo questo ripetitore ha avuto varie ristrutturazioni a norme di sicurezza. Dovremmo vedere in alto, dovrebbero essere quelli gli impianti del digitale, che sono quei pannelli più nuovi che si vedono in alto all'antenna, ma ancora questo impianto, da quello che ci è stato sapere, non irradia niente per quanto riguarda il digitale terrestre. Ricordiamo che oggi è il 28 di aprile 2012. E da qui si gode una splendida panoramica della Valle del Crati, nonché poi dell'Alto Ionio Cosentino dall'altra parte. Qui sono praticamente inserite le 3 frequenze RAI che servono la Valle dell'Esero, che sono 93.5, 95.5 e 97.5, che hanno un segnale che è a dir poco ridicolo, ma queste sono cose che si trascinano avanti da anni, sappiamo bene come funziona il nostro amato sistema. Da ricordare che proprio dietro questa antenna di canale 5, Mediaset, ce n'è un'altra più dietro che non riusciamo a vedere da qua, vediamo se si vede andando un po' più avanti, che è stata costruita nella boscaglia, eccola quella lì sopra, ha 2 addirittura, non una, ne hanno fatto un'altra, ovviamente anche queste sicuramente costruite di notte e notte, si vedono appena appena, l'immagine è un po' sfocata ma si riesce a capire qualcosa. Sono in un posto totalmente inaccessibile, non si capisce come sono andati a metterle lì, però chiaramente, quindi siamo a 6 impianti ripetitori su questa collina, completi. Cercheremo di documentarci e venire a capo di questo arcano. Ecco, qui si vede meglio, questo è l'impianto Mediaset, dotato anche di un notevole gruppo elettrogeno, in modo che anche quando manca l'energia è sempre online. Ovviamente quello della RAI non dispone, perché quando si ferma e buonanotte, vabbè, cioè, ordinaria amministrazione. Perfetto, vi ringraziamo per l'ascolto prestato, e la sigla doveva essere sempre Sugar Baby Love dei Rubets, ma non possiamo usarla per non violare i diritti d'autore, credo che nominando il titolo ricordiamo solo che la utilizza pure Fiorello, ma noi non la possiamo utilizzare. Grazie dell'attenzione.